A Roma avete trovato una sorta di convergenza su Zingaretti, quelle regionali, a Milano invece no. Qual è la richiesta più importante che Gori non ha ascoltato? Beh, io ho sentito, come è normale che si faccia, la base dei delegati regionali che per tanto tempo avevano parlato con Gori, avevano chiesto anche di poter fare delle primarie che sono state negate, avevano percepito segnali di continuità con le precedenti amministrazioni e quindi rispettando quella che è la volontà e anche prendendo una giusta valutazione di tutte le notizie e le informazioni che ci hanno dato, la scelta è stata quella di non appoggiare, di andare da sole, e del resto abbiamo un ottimo candidato, Rosati. Questo però avvantaggia moltissimo il centrodestra, lo sapete. Ma il problema non è di avvantaggiare qualcuno, perché noi non andiamo cercando posti, posizioni. Il nostro problema è di realizzare le politiche in cui crediamo e che dobbiamo portare fino in fondo avanti. Può spiegarci una posizione netta di Liberi Uguali su un eventuale governo del Presidente evocato da D'Alema? Guardi, ho già chiarito abbondantemente questa situazione. Come lei sa, la legge elettorale non dà la possibilità di una governabilità e quindi le soluzioni non possono che essere due: o tornare alle elezioni oppure un governo appunto che possa fare soltanto la legge elettorale. Noi daremmo eventualmente l'appoggio a un governo solo per la legge elettorale. Ieri Righetti ha detto: se il PD rimane al 24% staremo all'opposizione, come lo commenta? Beh, mi fa piacere, guardi che l'opposizione ha un valore notevole, lo so io che ho fatto il Presidente del Senato e ho potuto anche valorizzare quelle che sono le idee dell'opposizione. Quindi lei del Rio apre una possibile intesa del Rio, il Ministro del Rio, in un'intervista oggi ha aperto una possibile intesa post-voto? È surreale parlare di alleanze prima ancora di iniziare quella che è la campagna elettorale, e prima di conoscere l'esito del consenso o del dissenso da parte degli elettori. Quindi vedremo. Però Grillo oggi diciamo un po' chiuso, ha detto: noi siamo puri, siamo come dei panda e mangiamo solo bambù. Voi non siete abbastanza bambù per il 5 Stelle? No, non credo. Io diffido dei duri e puri, perché troveranno sempre qualcuno più duro e più puro che poi se li mangia. Dobbiamo andare.